Di nuovo insieme, cari amici di Nebrodi in Campo, per l'ennesimo appuntamento stagionale. Ci siamo fermati 2 settimane, ci siamo rinfocillati e siamo pronti qui per questo rush finale. Naturalmente ci siamo fermati perché il campionato di prima categoria e seconda categoria era fermo ai box, solo la promozione ha fatto gli straordinari. Ma appuntamento numero 19 e vi accompagneremo fino alla fine della stagione regolare. Naturalmente grazie ai nostri contatti visivi AM Canale 14 e AM Sport Canale 699 del Digitale Terrestre. Come al solito un saluto speciale ai nostri due siti www.nebrodisport.it e www.telenebrodi.it. Per quanto riguarda www.telenebrodi.it, alla voce Nebrodi in campo, la puntata 19 ed anche le precedenti. Tutti i risultati in tempo reale, come vi ricordo, nel nostro sito www.nebrodisport.it. di sport.it. Andiamo subito avanti perché è una puntata straordinaria, tanti servizi, tanti commenti e quindi non mi dilungo troppo. Naturalmente partiamo subito, non prima di aver salutato i nostri partners commerciali. Chi sono? Ve li presento subito. La distribuzione, la qualità e la convenienza a casa tua. ANCORS, Associazione Nazionale Consulenti Responsabili della Sicurezza sul Lavoro. Eurobet, il tuo centro scommesse e appalti, Corso Matteotti 168. Azienda agrituristica Santa Maria Xilona, nell'omonima contrada. Creperia Nord Sud, Abrolo, Santo Stefano e Patti Marina. Coloredil, lavori in cartongesso, appalti, via Cuturi. Ciupitos, bar, gelateria e gustosissime arancini a Capo d'Orlando. Agriturismo Ponte Due Archi, mangiar sano e vivere meglio, a Raccuia. Profumerie Griff, cosmetica, make-up e prodotti per la cura del corpo. Amal, autolavaggio, centro gomme, accessori auto a San Piero Patti. Ristorante Pizzeria La Vecchia Fattoria, a Sant'Angelo di Brolo. Autodemolizione Belvedere, a Rocca di Capreleone. Edil Center, lavorazione ferro e materiale per l'edilizia, a San Piero Patti. Vinci Sport, calzature e articoli per lo sport. Antica Filanda, ristorante albergo a Capri Leone. LC Mobili di Lionetto Calogero a Torre Nova. Ed allora partiamo subito con il campionato di promozione giunto al decimo turno. E naturalmente ad inizio febbraio avevamo lasciato il Rocca di Capleone al comando con 3 sole lunghezze. Naturalmente lo ritroviamo ad inizio marzo con 7 lunghezze sulla seconda. E nella giornata appena trascorsa, nelle 8 gare spalmate fra sabato e domenica, alla fine 3 pareggi e 5 vittorie, una sola vittoria esterna. Per quanto riguarda le vittorie interne, partiamo subito dalla vittoria sproporzionata, possiamo dire, della capolista Rocca, come vedete 59 punti in graduatoria, che riesce a vincere 8-0 contro la formazione del Mistretta. Mistretta, squadra che in questo campionato si era ben distinta come la squadra rivelazione, pur essendo una neopromossa. 8-0, 4-0 nel primo tempo, stesso risultato nella ripresa, quindi tantissimi gol, li andremo a vedere tra non molto. E seconda forza di questo campionato, il CUS Palermo, che riesce nell'anticipo di sabato a regolare 2-0 ormai il delerito Monte Maggiore. Al gol di Severino fa seguito nella ripresa il gol di Lentini. E terza forza del campionato, il Castelbuono, che dopo il periodo buono a cavallo della fine dell'anno ed inizio gennaio, naturalmente si è un po' smarrita. Infatti 3-3 pirotecnico nella gara contro il Real Calcio e soprattutto alla fine del primo tempo gli uomini di Scalia erano sotto per 2-1. Infatti al gol di Pirrotta, al gol di Cicero, il pareggio di Pirrotta e ancora Geraci per il 2-1. Poi nella ripresa un 1-2 di Palazzo per il 3-2, ma alla fine Federico Città griffa il pareggio importantissimo per il Real Calcio, la formazione del Real Calcio al primo pari stagionale in stagione. Scusate il gioco di parole. E quarta forza del campionato, la squadra di Pino Milutella, che nella giornata di sabato ha maramaldeggiato il Sinagra Calcio con un pokerissimo. È stata una trasferta infausta per la formazione di Oppolo, infatti è caduta sotto i colpi di Ceraulo, Caronia, Sferruzza, Totocane e Fazio. Naturalmente fino al 70° la gara era sull'1-0.
alla fine gli uomini di Minutella hanno calato il pocherissimo. Tra le altre gare di giornata, nulla di fatto nella gara fra Campo Felice e Sant'Agata di Militello, finita 0-0, e identico risultato nel match fra la Sant'Angiolese e l'Iniziativa, soprattutto l'Iniziativa che ancora insabbiata nei basifondi della classifica non è riuscita a fare il colpaccio, primo vero punto della gestione curasi in esterno. Ed infine, altre gare importantissime, c'è stata quella della Ciappazzi che è riuscita ad violare il campo del Merì. 1-0 nella ripresa con un gol di Siracusa e per la formazione di Francesco Nardi, prima vittoria esterna in questa stagione. E Dulcis in fundo torna alla vittoria dopo tanto tempo, la prima nel 2015, la Stefanese Calcio contro la Mamertina. Infatti al gol di Grillo nel primo tempo pareggia Parafiorita a inizio ripresa, poi Scarpinato griffa questa partita conquistando 3 punti pesantissimi per la formazione della Città delle Ceramiche e soprattutto 3 punti fondamentali in una bagarre in fondo alla graduatoria. Quindi questo 10° turno ci ha certificato la supremazia di questo Rocca di Caprileone che ormai naturalmente ha 7 punti di vantaggio sulla seconda e fra non molto potrà brindare al salto di categoria. Naturalmente abbiamo tanti contributi, avremo modo di vedere tantissimi gol e fare un po' il punto della situazione riguardo le curiosità e le statistiche di questo 10° turno. Ma andiamo subito con le immagini, partiamo da uno scialbo 0-0 nel derby nebroideo fra Sant'Angiolese ed Iniziativa e a seguire la scorpacciata di reti del comunale di Rocca fra Rocca di Caprileone ed Città di Mistretta. Per voi ecco i 2 servizi. Finisce con un nulla di fatto l'attesissimo derby nebroideo tra i padroni di casa della Sant'Angiolese e la pericolante Iniziativa San Piero Patti, assetata di punti in quanto invischiata nella piena bagarre dei play-out. Lo spettacolo è stato il grande assente della gara, con le 2 squadre incapaci di sciorinare azioni degne di nota. Nella prima frazione i locali, privi di Gullà, assente per squalifica, hanno tentato di aprire il match affidandosi alla buona vena di Bontempo. La prima conclusione verso la porta di Svezia è affidata a Spinella, il quale è bravo in fase di preparazione dell'azione, da dimenticare la conclusione verso la porta. Al 13° l'ottimo Bontempo supera con un sombrero il suo avversario e lascia partire un tiro che non impensierisce l'estremo sanpietrino. La spinta locale continua ed in assenza di Gullà su palla inattiva ci prova Capitan Pintaudi, ma la sua conclusione finisce alta sulla traversa. Alla mezz'ora ancora Bontempo protagonista, l'universale numero 6 serve su un piatto d'argento la palla del vantaggio alla corrente Arasi, ma la conclusione del centrocampista è da dimenticare. Prima del riposo sono ancora gli uomini di Palmeri a cercare la via della rete con una doppia conclusione. Prima Mangano trova sulla sua strada un ottimo Svezia e sulla ribattuta la sfera giunge sui piedi di Bontempo che defilato conclude alto. La ripresa diventa a dir poco soporifera, con le 2 squadre incapaci di degnare il pubblico di una prestazione all'altezza della categoria. Nella prima mezz'ora l'unica azione degna di nota la ricordiamo su palla inattiva. Stavolta si presenta a buon tempo al tiro, ma la sfera finisce fuori con Svezia che controlla senza problemi. Gli uomini di Curasì, appannati e poco incisivi nella tre quarti biancazzurra, provano nel finale di gara ad impensierire la retroguardia locale con gli innesti del frebbicitante Adamo e dell'attaccante Campochiaro. L'occasione per il gol dei 3 punti capita sui piedi di Germanò al 77°, quando cattura una palla persa in uscita dalla compagine di casa e conclude a rete con la Monica pronto a dirgli di no. 5 minuti più tardi, altra conclusione ospite per il neo entrato Adamo, il quale, ben lanciato, calcia verso la porta avversaria, ma un difensore si oppone e devia in calcio d'angolo. L'ultima occasione di giornata capita ai locali allo scadere del tempo regolamentare, ma ancora una volta Spinella, sugli sviluppi di un corner, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Fischio di liberazione del signor La Rosa dopo 5 minuti di recupero, con i locali che a piccoli passi guardano con assoluta tranquillità questo finale di stagione. Discorso diverso per gli uomini di Curasì, che dovranno sudare parecchio per ottenere l'agognata salvezza. Sei giornate al termine del campionato di promozione Girone B, Rocca di Caprileone per ipotecare il passaggio in eccellenza, il Mistretta invece per confermare quanto di buono fatto in questa stagione. Stadio nuovo comunale di Rocca di Caprileone, si affrontano la prima e la quinta in classifica davanti a un nutrito pubblico.
Il Rocca di Caprilone di mister Pasquale Ferrara è avanti di 7 punti nei confronti del CUS Palermo e vuole mantenere inalterato questo distacco. Il Mistrete invece cerca ancora punti per i playoff. Sarà però una partita a senso unico. Comincia la grandissima Rocca di Caprilone con Biondo che si appoggia a Lucarelli. La conclusione di Lucarelli è deviata, la palla sbatte sul palo, poi arriva Zingales da pochissimi passi in sacca il punto dell'1-0 per il Rocca di Caprilone. Rocca di Caprilone che continua a spingere immediatamente con Biondo. Biondo se ne va sulla corsia di destra, salta Veneroso, poi arriva tu per tu con Musumeci, la prima conclusione rimpallata dal portiere, la seconda però è in rete per il 2-0 del Rocca di Caprilone. In pochissimo tempo la compagine caprilonese chiude i conti. Ancora la formazione di Rocca con Mentola, palla servita in qualche modo a Zingales che da pochi passi non fallisce anche il punto del 3-0, doppietta personale per Andrea Zingales che è il nuovo capocannoniere del torneo con 14 gol. Poi arriva la perla di Basilio Monastra, il gol del 4-0, il Rocca cala il poker con questo tocco sotto fantastico per il numero 7 biancazzurro, oggi Rocca in tenuta biancorossa. Andiamo con il montaggio e una ripresa, guardate che cosa si inventa Santino Biondo, salta tutta la difesa del Mistretta e deposita in rete il pallone che vale il pokerissimo 5-0 per il Rocca di Caprilone. Ad inizio secondo tempo chiaramente non c'è neanche spazio per le esultanze, adesso Milia il traversone, colpo di tacco di Monastra e poi sul successivo palo arriva Scolaro che insacca il punto del 6-0 per il Mistretta, è praticamente una caporetto. Ancora Biondo se ne va sulla corsia di destra, mette in mezzo un pallone facilissimo che Lucarelli non può far altro che insaccare per il gol del 7-0. Rocca di Caprilone che davvero dilaga nei confronti della povera compagine amastratina. E allora ancora al minuto numero 73 prova ad andarsene sulla corsia di destra, il traversone per Monastra che realizza la sua doppietta personale, il punto dell'8-0. Davvero una partita senza storia questa tra Rocca di Caprilone e Mistretta. Nel finale c'è anche lo spazio per l'ingresso in campo del professore Giuseppe Dolcemaschio, classe 1957, questa è l'unica nota lieta per il Mistretta. Finisce 8-0 per il Rocca di Caprilone che continua la sua marcia verso l'eccellenza per il Mistretta, una pagina da dimenticare. Ha deluso le aspettative il derby nebroideo, scusate, come ho detto poco fa, 0-0 Scialvo, purtroppo eravamo in tribuna e non è stato un bel vedere lo spettacolo in campo. Invece di tutto rispetto la prova del Rocca di Caprileone che ha maramaldeggiato il Città di Mistretta. E a mio avviso la formazione del Rocca di Caprileone ha invertito la tendenza in questo mese di febbraio e si sta avvicinando al traguardo finale. Naturalmente tanti gol e tanti calciatori che stanno veramente rifiorendo in primavera, su tutti Scolaro e soprattutto Monastra che è stato autore di una doppietta e l'ho visto anche in settimana giocare nel quarto di finale contro la formazione del CUS Palermo, è un calciatore in continua ascesa. Non c'era Cannavò che ai bordi di questa squadra per qualche piccolo problema disciplinare, ma naturalmente ci sono tante frecce nell'arco di mister Ferrara e naturalmente la formazione di Rocca sta veramente raggiungendo l'obiettivo di inizio stagione. Da ricordarvi che Zingales ha siglato 2 gol ed è il nuovo capocannoniere di questo campionato con 14 gol all'attivo, 10 nella prima parte con la maglia della Mamertina e 4 da quando è ritornato in casacca bianco-azzurra. Dicevamo della seconda forza del campionato, ovvero il CUS Palermo, che ha l'undicesima vittoria consecutiva in casa. Ha segnato 30 gol in casa, 10 nel primo tempo e 20 nel secondo tempo. E soprattutto ha mandato in gol ben 16 uomini. A proposito di 11, dopo le 11 vittorie consecutive del Castelbuono, come dicevamo, si è smarrita e da 5 turni non riesce a vincere. E poi un'altra squadra in grande ascesa è il Cefalù, mentre state vedendo le immagini di alcuni gol della scorpacciata di gol, possiamo dire, che hanno segnato gli uomini di Minutella proprio contro il Sinagra. Il Cefalù è una squadra che è imbattuta da 7 turni e soprattutto in 12 gare in casa non è andata a segno solo in 2 occasioni. Detto delle altre curiosità di giornata, come dell'iniziativa, abbiamo detto, del Real Calcio, per quanto riguarda le note dolenti, il Monte Maggiore si avvicina al ritorno in prima categoria ed è la quinta sconfitta esterna consecutiva e soprattutto nelle ultime 10 trasferte ha segnato un solo gol in quel di Sant'Agata di Militello.
E poi il Sinagra, che è una squadra che è, diciamo, vicina al nostro comprensorio, è alla seconda sconfitta esterna consecutiva, lo vince da 4 turni e soprattutto ha subito il terzo, diciamo, punteggio al passivo rotondo di questa stagione. E soprattutto la formazione del Sinagra è la squadra che, a mio avviso, capeggia, diciamo, l'ultimo gradino nella situazione di Stabia Immobile in questo campionato. Infatti lei è a 29 e nel giro di 7 punti ci sono ben 6 squadre che naturalmente lotteranno fino alla fine, una per far compagnia al Monte Maggiore e le altre 4 per cercare di avere la posizione play-out migliore nella griglia finale. Detto questo, già la prossima settimana si torna in campo con scontri abbastanza interessanti. Infatti ci sarà Cefalucus Palermo per stabilire chi è la seconda forza di questo campionato. Oppure Ciappazzi Rocca, importantissimo, diciamo, testa coda fra il Rocca che vorrà mettere in cascina tantissimi punti per chiudere prima possibile questa vittoria di questo campionato, e la Ciappazzi che in questo momento è in zona play-out e quindi non è retrocessa direttamente. Mistretta Sant'Angiolese e Mamertina Merì sono due partite fra 4 squadre che magari hanno poco da chiedere a questo campionato, mentre Sant'Agata Stefanese, Iniziativa Castelbuono, Monte Maggiore Campofelice e Sinagra Real Calcio sono gare veramente interessanti e naturalmente ci daranno maggiori certezze su ciò che accadrà nelle ultime gare di questo avvincente campionato. Dopo le gare della settimana prossima poi ne mancheranno 4 con tantissimi scontri incrociati e quindi sarà molto entusiasmante questo campionato da qui alla fine della stagione regolare che è in calendario per il 12 di aprile. E quindi chiuso il cerchio su questo campionato di promozione, mi rimane solo di farvi vedere un'altra sintesi riguardante la bellissima vittoria, soprattutto importantissima, della Ciappazzi, la prima in esterno in questa stagione, in quel Demery contro la squadra di Cataldi. E poi a seguire, dopo questa gara, daremo spazio a un piccolo break pubblicitario e ritorneremo con il campionato di prima categoria. La Ciappazzi espugna il difficile terreno di gioco del Merì e conquista di fatto il primo successo esterno della stagione. La formazione di Terme Vigliatore, infatti, grazie ad una rete messa a segno nella ripresa da Siracusa, cancella lo 0 nella casella delle vittorie fuori casa e incamera 3 punti pesantissimi in chiave salvezza. Nonostante la sconfitta, l'11 allenato da Cataldi approccia bene al match e al 23esimo si rende pericoloso con Ruggeri, il cui calcio piazzato dal limite dell'area sorvola di pochissimo la traversa della porta difesa da Bucca. Il Merì prende coraggio e per altre 2 volte i padroni di casa provano a sbloccare la partita, ma prima un tiro dalla bandierina di Ruggeri viene respinto fortunosamente in corner da un difensore ospite e poi un colpo di testa in aria di Bucca trova la provvidenziale deviazione in angolo della retroguardia giallorossa. Nella ripresa però la Ciappazzi entra in campo con un piglio diverso e al 61esimo la compagine di Terme Vigliatore si rende pericolosa con Leone, la cui conclusione da fuori aria si perde di poco alta sopra la traversa. Poi al minuto 73 l'episodio che cambia la partita quando il difensore del Merilo Monaco colpisce volontariamente con una gomitata Leone, beccandosi dall'attento signor Salvo di Barcellona il rosso diretto e quindi la via anticipata degli spogliatoi. La Ciappazzi prova subito a sfruttare la superiorità numerica e appena 60 secondi dopo l'11 ospite mette a segno la rete del successo. Quando Siracusa riceve palla in aria e di sinistro anticipa il portiere in uscita mettendo in rete il pallone che fa esplodere di gioia i tifosi giallorossi. Al secondo tentativo dunque la formazione allenata da Nardi spezza l'equilibrio della gara grazie al gol realizzato dal classe 94 Angelo Siracusa, bravo a firmare così l'1-0 per i suoi il suo quarto sigillo stagionale. Lo 0-1 finale consegna dunque alla Ciappazzi la 6ª vittoria, prima esterna della stagione, il 24esimo punto che consente ai giallorossi di risalire posizioni in classifica e prepararsi nel migliore dei modi al delicato match casalingo di sabato prossimo contro la capolista Rocca. Prezzi sotto zero alla distribuzione supermercato. Dal 28 febbraio al 10 marzo 2015 non restare di ghiaccio. Pasta Barilla, vari formati, chilogrammi 1, 69 centesimi. Coca-Cola da 1,5 litro, 99 centesimi.
prosciutto cotto Berenza, gran sigillo 59 centesimi l'etto, scappella Vazza, creme gusto, confezione doppia da 250 grammi, 3,59 euro. Acqua Rocca Bianca Ciappazzi, fartello da 6 bottiglie da 2 litri, 99 centesimi. Visualizza tutte le offerte su Facebook, Google Plus, la distribuzione e supermercato. La qualità e la convenienza a casa tua. C'è una ragione per la quale evitiamo il pericolo. C'è una vita in ognuno di noi. ANCORS, Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili della Sicurezza sul Lavoro. Presenti in tutta Italia con 13 sedi regionali, 22 sedi provinciali e 4.500 associati in continua crescita ed espansione. Corsi formazione in aula ed in azienda. Corsi online MasterFAD. Alcune nostre referenze. C'è un futuro nel proteggere il presente. È il nostro impegno. La catena di creperie Dal, marchio registrato, nasce dalla rinomata creperia artigianale Nord-Sud, ideata a Brolo da Fabio e Tiziana. Nelle creperie della catena Dal vengono servite crepe e waffle dolci, gallette salate preparate con le nostre ricette, cotte sul galeatoire e girate con la tournette, che prendono forme, gusti e colori che lasciano senza parole i clienti. È possibile inoltre assaporare insalate e panini speciali e sorseggiare birre artigianali in un ambiente caldo e colorato. Viene a trovarci a Brolo, a Santo Stefano di Camastra e Patti Marina. Visita la nostra pagina Facebook e il nostro sito internet. Non perdere tempo, affiliati con noi e crea la tua opportunità di lavoro. L'agriturismo Santa Maria Xlona, situato a Sinagra nell'omonima contrada, è il luogo ideale per festeggiare ogni tua ricorrenza nell'ampia sala ricevimenti, con menù personalizzati ed offerte speciali per matrimoni, oppure soggiornare nelle confortevoli camere della struttura e gustare le prelibatezze dei Nebrodi nel ristorante e pizzeria gestito da Sandro, Vincenzo e Rina. Prenota subito, godi di la natura, la cucina e il caldo sole di Sicilia, nel cuore dei Nebrodi immerso nel verde. Gioca, divertiti e vinci. Il piacere di ritrovarsi e vivere live tutti gli eventi sportivi in un ambiente sano, funzionale e confortevole, dotato di centro scommesse, sala slot, corner dedicato all'ippica e potrai inoltre effettuare pagamenti Sisal. Tutto questo presso lo Sport Center Eurobet a Patti, in corso Matteotti 168. Vieni a trovarci, ti aspettiamo tutti i giorni escluso il lunedì mattina. Vuoi trovare tutto il materiale per l'edilizia, la pittura, la ferramenta e il cartongesso? Ecco il posto giusto per te, Edil Center di Marcello Scaglione a San Piero Patti in via Nino Dante, rivenditore autorizzato Tradimalt. Campionato di prima categoria, girone D, ottavo turno di ritorno. E in questo campionato nessun pari e 8 vittorie, una sola esterna e 7 interne. E vincono le prime tre, ma soprattutto vince il Barcellona. Se la formazione del Rocca si sta accingendo a tagliare il traguardo, la squadra di La Rocca naturalmente farà idem da qui a breve. E soprattutto la squadra di La Rocca, come il Rocca in questa settimana, è riuscito a maramaldeggiare con un gol in più rispetto alla formazione di Ferrara la malcapitata Nasitana. 9-0 finale, un punteggio diciamo di stranissimo, possiamo dire, sembrava una partita di calcetto. È finita con il 5-0 dalla fine del primo tempo e 4 gol nella ripresa. E il paradosso di questa gara è che con questi 9 gol uno solo è stato segnato dal capocannoniere del campionato Giuseppe Marcini, mentre la palma di migliore è stata data a Gabriele Piccolo, che è stato autore di un poker di reti. Chiudono il tabellino le reti di Antonino Piccolo, di Rao e di una doppietta di Salvatore. Quindi la formazione del presidente Coppolino probabilmente, in base alla classifica, già dalla prossima settimana potrebbe già stappare lo champagne del salto di categoria in promozione. Ammesso che l'Acque Dolcese non perda un colpo, perché anche questa settimana l'Acque Dolcese ha vinto in casa 3-1 contro il Città di Oliveri in rimonta. Al gol di Chiofalo la formazione di Mezzanotte si è subito rifatta grazie a Biondo, Pizzuto e Calabrese. E terza forza del campionato, la Polisportiva Gioiosa, riesce nell'anticipo di sabato a battere 3-0 il Furnari Portorosa. Doppietta di Lena, in mezzo il gol di Liuzzo.
Giù invece c'è tanta bagarre e importanti sono state le vittorie che portano la firma del Pro Falcone e del San Basilio. Il Pro Falcone che ritorna al successo dopo 5 sconfitte consecutive batte la Sfarandina 3-0. Alessandro, Iarrera e Famà i cecchini di giornata. E stesso punteggio, come dicevamo, per il San Biagio contro la 3S in uno scontro importantissimo nei bassifondi della classifica. 1-0 nel primo tempo, poi nella ripresa gli uomini di Monforte hanno arrotondato il punteggio sul 3-0. Importante affermazione anche del San Basilio che torna alla vittoria contro il Montagna Reale. Al gol di Santoro c'è il raddoppio di Raineri e il gol di Petralia. Ed infine, come dicevamo, l'unica gara con una vittoria in esterno è data dall'Aquila che è riuscito a violare il campo della formazione della Futura. È finita 3-1, ma avremo le immagini, quindi non vi svelo i nomi di coloro che hanno siglato le reti della gara che si è giocata alla Comunale di Brolo. Quindi per dirvi che in questo campionato le distanze nell'alta quota sono abbastanza siderali e, come dicevamo, calendario alla mano, probabilmente già il Barcellona la prossima settimana potrà essere incoronata campione di questo campionato. Giù invece c'è molta bagarre, ci sono tantissimi scontri diretti da qui alla fine, mancano 5 turni anche in questo campionato e sicuramente sarà avvincente fino alla fine. Andiamo subito alle immagini e poi vedremo qualche curiosità. E partiamo subito dall'unica vittoria esterna di questa giornata, che è certificata dall'Aquila, che è riuscita a violare il campo della Futura. Per voi dal Comunale di Brolo c'era il nostro amico Andrea Gaudio che ha realizzato questo servizio. Futuro Aquila. Dopo aver superato brillantemente il turno di Coppa Sicilia, accedendo ai quarti di finale, la Futura Brolo affronta in un match pieno di insidie l'Aquila Bafia, 3 punti sotto in classifica. I locali si presentano con Siracusana in porta, difesa formata dal quartetto Cicirella, Scarvaci, Gioitta e Vitale, a centrocampo regia affidata a Masi, supportato da Di Luca e Casella, e in avanti il terzetto formato da Gioitta, Spinella e Cusmà. Gli ospiti si schierano invece con Soldina in porta, Milone, Pontillo, Franchino e Torre in difesa, Rao, Aliquo, Cacca, Motorra a centrocampo, in avanti agisce De Pasquale supportato da Calamoneri. La prima occasione è per l'Aquila Bafia, dopo pochi minuti dall'inizio. Sul lancio lungo dalle retrovie, Capitan Torre di testa anticipa Siracusana in uscita, ma la palla è lenta e non riesce a terminare la sua corsa in rete. Dopo 20 minuti si sveglia la Futura, passaggio illuminante di Spinella per Cusmà che perde l'attimo ma riesce ugualmente a penetrare in area di rigore. C'è un intervento dubbio nei suoi confronti ma l'arbitro, il signor Sacca di Messina, lascia correre senza prendere alcun provvedimento. Al 28esimo c'è una nuova cotta occasione per gli ospiti, stavolta con De Pasquale che solo a tu per tu con il portiere non riesce però a mettere dentro la palla del vantaggio. Risposta dei locali sul finire del primo tempo, lancio di Masi per Gioitta che si accentra e fa partire un tiro insidioso che si perde di poco al lato. Proprio quando ormai il tempo sembrava concludersi con un nulla di fatto, nei minuti di recupero l'Aquila Bafia si porta in vantaggio su una punizione alla tre quarti calciata da Calamoneri, De Pasquali stacca in modo impeccabile di testa, senza lasciare scampo all'incolpevole Siracusano. Mister Ricciardello negli sfogliatoi opta per 2 sostituzioni, inserendo Letizia e Ceraulo rispettivamente al posto di Scarvace e Di Luca. E i cambi gli danno ragione. Infatti, dopo 10 minuti dall'inizio della ripresa, al 55esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo calciato da Spinella, irrompe il nuovo entrato Letizia per il pareggio dei locali. Ma il pari dura molto poco, 3 minuti dopo, al 58esimo, è ancora De Pasquale a riportare in vantaggio i suoi con un bel tocco sotto che supera Siracusana in uscita. La Futura va più volte vicino al pareggio. Al 77esimo c'è un altro intervento dubbio in aria, ma ancora una volta l'arbitro non interviene. L'ultima vera occasione per pareggiare i conti capita a Spinella. All'80esimo, che ben servito da Masi, cerca di beffare Soldino con un pallonetto, ma l'estremo dell'Aquila riesce miracolosamente a salvarlo. Sul finire del tempo, al 94esimo, con un contropiede gli ospiti chiudono i conti e Calamoneri a siglare l'1-3 finale che permette all'Aquila di affiancare la Futura Brolo a 27 punti, una quota non ancora adeguata per dormire sonni tranquilli. Gli uomini di Papale violano il campo della Futura Brolo e si rimangono in scia delle squadre che devono cercare di evitare la griglia dei play-out. Come dicevamo c'è bagarre, infatti se riguardiamo la classifica, dal 29 della Nasitana fino al 24 del Montagna Reale ci sono 8 squadre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 squadre in 5 punti, quindi sicuramente fino alla fine sarà bagarre. Mentre le ultime 3 che sono un po' staccate, naturalmente dovranno giocarsi la palma, dovranno evitare la palma di peggiore di questo campionato.
Per tornare a ciò che è successo in questo ottavo turno di questo campionato di prima categoria, come dicevamo, Acque Dolcese e Barcellona, l'ottava vittoria consecutiva, l'Acque Dolcese ottava vittoria consecutiva interna, mentre il Barcellona ottava vittoria consecutiva. E soprattutto l'Acque Dolcese non pareggia qua da un girone intero, ha fatto 10 vittorie e 3 pareggi. Per quanto riguarda invece il Barcellona, nelle ultime 8 gare ha siglato 26 gol e ne ha subiti solo 2. E soprattutto in casa ne ha fatti 32, equamente divisi, 16 nel primo tempo e 16 nella ripresa. Importante, come dicevamo, il ritorno alla vittoria del San Basilio, che vince proprio dopo un girone intero e ha siglato 22 gol, 11 in casa ed 11 fuori. Invece, per quanto riguarda le note dolenti, naturalmente la Sfarandina è la terza sconfitta consecutiva e nel 2015 non ha mai pareggiato. Stesso discorso per la Nasitana, che naturalmente qualche settimana fa avevamo detto che era in una situazione di assoluta tranquillità, ma le ultime 3 sconfitte consecutive, tra virgolette, hanno un po' lanciato un campanello d'allarme alla formazione di Bonfiglio, e infatti non ha mai pareggiato in questo 2015, però ancora dovrà sicuramente sudare per avere la certezza matematica di rimanere in questo campionato. Dicevamo che già la settimana prossima, con gli scontri in programma, si potrebbe già brindare alla vittoria del campionato del Barcellona, infatti a 11 punti sull'Acque Dolcese, e naturalmente in caso di mancata vittoria dell'Acque Dolcese e di una vittoria del Barcellona ci sarebbe la matematica certezza della vittoria della formazione di La Rocca. E soprattutto perché in calendario c'è Acque Dolcese e Polisportiva Gioiosa, ciò che significa che se l'Acque Dolcese batte il Gioiosa, matematicamente non ci saranno nemmeno i playoff, quindi la squadra di Mezzanotte deve cercare sicuramente di vincere per tenere a bada la formazione della Polisportiva Gioiosa e magari per dare qualche settimana in più al Barcellona di sistemare tutti i preparativi magari per vincere questo campionato in casa. Tra le altre gare in programma, dicevamo, Aquila-San Biagio, derby importantissimo come Furnari-Pro Falcone, quindi da quelle parti ci saranno degli incontri, soprattutto per la bassa classifica, abbastanza interessanti. Montagna Reale-Barcellona, Oliveri-Nasitana, Sfarandina-Futura e Trese-San Basilio, altro derby nel Broideo. Quindi naturalmente ci sono intrecci pazzeschi e sarà veramente importante seguire tutte queste gare dalla prima al 90esimo. Dicevamo di Giuseppe Marcini, che ha 18 gol, è il capocannoniere di questo campionato, e Gabriele Piccolo, con il poker di questa settimana, è giunto a 16 gol, quindi lo incalza anche in questa particolare graduatoria. Sono due calciatori, più volte ho detto, di spessore e naturalmente meritano categorie superiori. Abbiamo chiuso il cerchio sulla prima categoria. Che cosa manca? Mancano le immagini della Città delle Terme, ovvero l'anticipo fra San Biagio e Trese. La Munafo Band ha confezionato questo servizio e andremo subito a vedere. Il San Biagio si aggiudica il derby salvezza contro la 3S e con i 3 punti conquistati aggancia in classifica proprio la formazione brolese. 3 come le reti che di fatto permettono alla compagine allenata da Monforte di liquidare gli ospiti e tornare a sperare nella salvezza diretta. Non poteva essere, non è stata una bella gara. Ha vinto chi ha avuto più fortuna a sbloccare il match e poi ad amministrarlo. Nel primo tempo il San Biagio prova subito a sbloccare la partita e al 20esimo una punizione calciata da Barillà e deviata da un difensore brolese costringe Domianello a rifugiarsi in angolo. Dal successivo corner il pallone giunge in area Giambò, che di destro però non trova il bersaglio. Bersaglio che i padroni di casa centrano invece alla mezz'ora, quando sugli sviluppi di calcio piazzato il pallone calciato da Barillà viene respinto in maniera difettosa dal portiere, con Garofalo che da 2 passi deve solo spingere in rete il più facile dei gol. 1-0 per il San Biagio e gioia incontenibile per il difensore di casa, che realizza così il vantaggio per i suoi e la sua prima rete stagionale. Nella ripresa non cambia il canovaccio del match, con il San Biagio proteso in avanti alla ricerca del raddoppio, e dopo 10 minuti Mirabile potrebbe mettere a segno la rete del 2-0, ma il centrocampista locale solo davanti al portiere si fa respingere per 2 volte da Domianello, le conclusioni ravvicinate. Raddoppio rimandato comunque solo di 3 minuti, quando De Salvo riceve palla e dal limite dell'area lascia partire un destro che supera Domianello per la rete che vale di fatto il 2-0 per il San Biagio e il secondo gol in campionato per il classe 96. Il 2-0 galvanizza i padroni di casa, che sulle ali dell'entusiasmo continuano ad attaccare, e al minuto 71 gli sforzi dei rosso-blu vengono premiati grazie a Mirabile, che riprende un servizio di Marone a porta spalancata, non deve fare altro che spingere in rete il pallone del 3-0 e che chiude definitivamente la pratica brolese. 3S che prova comunque una timida reazione e poco dopo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pallone calciato da Indaimo centra per sua sfortuna la traversa della porta difesa da Baglione. Nei minuti finali però il San
San Biagio in azione di contropiede potrebbe arrotondare il punteggio con il neo entrato Munafò, ma il suo tentativo di pallonetto finisce per accarezzare la parte superiore della traversa. Il 3-0 finale consegna dunque al San Biagio la sesta vittoria, quinta casalinga in campionato e il 19° punto in classifica, che permette ai padroni di casa di agganciare in graduatoria la 3S Brolo e affrontare le prossime delicate sfide di campionato con maggiore fiducia. Nel dopomatch sentiamo dunque le impressioni proprio dell'allenatore del San Biagio, Giuseppe Monforte. Mister Monforte, una vittoria tanto larga, tanto bella quanto preziosa. No, una vittoria fondamentale, perché naturalmente ne abbiamo soltanto un risultato che ancora ci deleve quelle sono le speranze per la nostra salvezza. Comunque sono contento, anche se all'inizio sono partiti un po' contratti, ma magari stando l'importanza della partita ci poteva pure stare. Ecco, ma analizzando un po' la partita, dopo un primo tempo, come ha detto lei, bloccato, nel secondo tempo però il San Biagio ha dominato, ha giocato una partita ordinata, non ha rischiato nulla. Questo fa ben sperare anche in prospettiva, anche in relazione ai punti che il San Biagio deve fare in trasferta, perché è necessario farli. Sì, sicuramente più che al primo tempo, i primi 25 minuti, 20-25 minuti, poi un po' ci siamo sbloccati. Siamo partiti contratti, forse abbiamo sentito troppo l'importanza della partita. Dopo ci siamo sbloccati, dopo il gol ci siamo sbloccati e diciamo che non abbiamo più rischiato. Abbiamo fatto 3 gol, potevamo fare di più, però soprattutto è stata la gestione della partita che mi è piaciuta, la gestione della partita. Ecco, come si gestisce questa parte finale della stagione, soprattutto adesso che avete riagganciato un po' il treno salvezza? La prossima partita, è inutile dirlo, è fondamentale, bisogna vincere in trasferta e soprattutto confermarsi in casa, magari con prestazioni come quella di oggi. No, per noi ci mancano 5 finali, sono tutte fondamentali le partite da qua alla fine del campionato, quindi sia in casa che fuori casa dobbiamo tentare di fare il risultato. Andiamo a giocare in un campo difficile come quello di Bafia, dove non sarà facile perché Bafia è un'ottima squadra, però noi dobbiamo cercare là di giocarci le nostre chance, come tra l'altro abbiamo fatto anche nelle altre trasferte finora, perché anche se abbiamo perso siamo sempre stati in partita, abbiamo fatto buone prestazioni, purtroppo a volte gli episodi non ci hanno reso giustizia. Ritorna in campo anche il campionato di seconda categoria, girone D. E chi mandiamo in avanscoperta? Il nostro amico Franco Cocivera, che ci presenta il punto. Ed a seguire la gara della capolista Virtus Milazzo di scena con la nuova rinascita a Patti. Per voi ecco i due servizi. 17ª giornata di conferme e nessuna sorpresa nel girone D del campionato di seconda categoria. Continua il duello a distanza tra la Virtus Milazzo e il Protonarella. Entrambi vincono in trasferta due partite difficili e i mamertini mantengono sempre 3 punti di vantaggio sulla rivale. La Virtus Milazzo passa con il minimo sforzo 1-0 sul campo dei pattesi della nuova rinascita. Decide nel primo tempo una rete del bomber Antonio Torre. Risponde alla grande il Protonarella, che in panchina presenta il nuovo allenatore Giuseppe Gitto e vince una gara decisiva sul campo dell'Umbertina, squadra che aspira ancora a disputare gli eventuali playoff, ora ben più lontani. Vantaggio ospite nella prima frazione di gioco con Truglio, nella ripresa momentaneo pari per un'autorete di Calabro. Poi ritorna in cattedra l'11 ospite, che chiude la contesa con il gol di Truglio e Cucinotti. Risale al terzo posto Lucriese e grazie a un rigore in pieno recupero di Alfonso Belladonna mette capo una buona nuova azzurra a Barcellona. Facile vittoria casalinga per la Duilia Milazzo. La compagine del presidente La Rosa sconfigge per 3-1 un tranquillo Novara. Le reti di Mamertini portano la firma di Lacqua, Coppolino e un'autorete del portiere ospite Puglisi. Punto della bandiera novarese di Vaccaro. Nella parte bassa della graduatoria si allontana il Fondachelli, che dopo aver vinto il recupero nella sfida più importante dell'anno contro il Raccuia guadagna altri 3 punti, superando al termine una girandola di gol per 5-4 un buon Mirto. I locali a segno 2 volte con Campo e poi con Giardina, Maiuri e Pintauri. Per gli ospiti vanno in gol Presti, Rizzo, Miracolo e Frusteri. Perde immediatamente per 3-2 con qualche recriminazione arbitrale il Raccuia, che dopo aver chiuso in vantaggio per 2-1 il primo tempo subisce nella seconda frazione di gioco il ritorno di un'esperta allontina che guadagna 3 punti e si conferma in quinta posizione. Locali 2 volte in vantaggio con Pancaldo e Adornetto su rigore vengono sempre raggiunti dagli ospiti ai gol di Monastra e Castagnolo ancora su rigore. La squadra di casa non ci sta, vuole vincere ma in contropiede, grazie a un errore difensivo, subisce con Monastra la rete del definitivo 3-2, gol che manda nella disperazione l'11 di Mister Napoli, che non riesce più a recuperare. I raccuiesi, alla fine nervosi, chiudono in 9 il match, mentre lo spettro della retrocessione si avvicina velocemente. Non conosce ostacoli la marcia della Virtus Milazzo alla 4ª vittoria consecutiva in campionato contro una coriacea nuova rinascita che ha venduto cara la pelle nell'arco dei 90 minuti.
Sotto la direzione del fischietto barcellonese Zicaro, le due compagini hanno dato vita ad una bella gara a viso aperto, con pochi gol ma tante emozioni. La prima al minuto 8 con gli ospiti, che sugli sviluppi di palla inattiva non sbloccano il match, con Molica che fa buona guardia. L'area opposta, due minuti più tardi, Mondello di testa appoggia per Capitan Marziano, la cui conclusione si spegne alta. Ancora i locali all'undicesimo tentano la via della rete con Marziano, che ben servito sull'out di sinistra si libera al tiro ma trova Di Paola pronto a rifugiarsi in angolo. La capolista prova ad uscire dal guscio e lo fa con profitto al minuto 19, quando Francesco Torre serve Antonio Torre, il quale si porta avanti di testa la sfera ed incrocia un tiro che trafigge l'estremo pattese sbloccando la contesa. Tredicesimo gol stagionale per il numero 30 Mamertino, quarto consecutivo in trasferta. Festa nell'intero ambiente Virtus, attorno al loro condottiero Ernesto Dall'Oglio, colpito in settimana da un grave lutto familiare. I padroni di casa non ci stanno e provano a riequilibrare la gara affidandosi alle veloci ripartenze e l'occasione del pari capita sui piedi di Nicolosi, il quale approfitta di un filtrante di un compagno ma trova Di Paola pronto a respingere di piede. La ripresa vede i bianchi di casa rientrare in campo decisi a rimontare lo svantaggio. Al 49esimo Mondello si incunea sull'out di sinistra e porge in aria una palla d'oro, ma la difesa rossoblu riesce a sventare la minaccia. Insiste la nuova rinascita e tre minuti più tardi ci pensa la traversa a dire di no a Marziano sugli sviluppi di calcio di punizione. Intorno all'ora di gioco i locali protestano per un atterramento in aria del neo entrato siracusano, ma Zicaro non ravvede gli estremi del penalty. Dall'Oglio sprona i suoi e, conscio della veemenza dei locali, opera alcuni cambi, cercando di contenere le sfuriate dei locali e provando a sferrare il colpo del KO con eventuali ripartenze letali. Al minuto 80 ci prova la premiata ditta Torre, ma in entrambe le conclusioni la difesa pattese riesce a non capitolare. Con le residue forze, la nuova rinascita tenta di pervenire al pari nei minuti finali. Ci prova dalla distanza Di Blasi con palla fuori di pochissimo e allo scadere dei 90 regolamentari, siracusano con Di Paola fuori dai pali, calcia in porta, ma sulla linea un difensore mamertino salva il risultato. L'ultima azione del match capita sui piedi di un indomito Francesco Torre, ma Molica smanaccia e gli nega la gioia del gol personale. Dopo i 5 minuti di recupero, Zicaro manda tutti sotto la doccia, consegnando 3 punti pesantissimi alla compagine di Dall'Oglio, come si evince dalle sue parole nel post partita. Io ai ragazzi il martedì abbiamo detto già loro che la partita era difficilissima perché c'era la sosta delle 2 settimane di riposo, poi ho avuto qualche problema familiare, però i ragazzi sono stati bravissimi innanzitutto ad affrontare la partita in modo corretto, anche rispetto ai miei confronti per quello che è successo a me. È stata una partita difficile perché reputo la nuova rinascita una squadra effettivamente che poteva fare qualcosa in più al campionato. Poi ho avuto delle vicissitudini in una partita, che hanno avuto delle squalifiche e cose, però io temevo questa partita qua, proprio sotto il punto di vista il campo molto grande e non siamo abituati, però purtroppo noi siamo la squadra in testa e ogni partita sarà sempre così. A metà campo Crisafulli e Ledo sono stati una buona cerniera. Avanti è andato in gol per la 13ª volta Antonio Torre, ma a mio avviso Francesco Torre ha fatto una grandissima mole di gioco avanti e forse si è sacrificato di più e è stato meno incisivo in zona gol. Allora, io da mister è normale che sicuramente sono d'accordo con te sulle prestazioni di qualche singolo, però è anche vero che Cuciti su un'occasione ha salvato un gol di testa a porta libera e secondo me è come se avesse fatto gol. Dico, sicuramente sia Cuciti sia il portiere, io devo elogiare tutta la squadra, anche perché secondo me dobbiamo essere squadra. È normale che in queste occasioni qua tutti dobbiamo stare uniti a cercare di dare il massimo, ognuno di noi. Purtroppo quando il campionato ha delle priorità, che dobbiamo vincere effettivamente questo campionato qua, tutti quanti dobbiamo dare il più del possibile. Ormai ci siamo quasi, siamo nel rettilineo finale, forse la giornata più importante saranno tutte, ma il 22 marzo quando si va a Tonnarella è forse la giornata che potrà decidere questo campionato, sei d'accordo? Ma io dico sempre che per noi sono 6 battaglie quelle di oggi e dove vincere tutte per fare il nostro corso. Sicuramente Tonnarella sarà una partita che ci giocheremo a viso aperto, anche perché loro hanno l'ultima chance con noi effettivamente. Noi ce la giochiamo, il giro di andata, anche se il punteggio è stato rotondo sul 3-0, sicuramente non sarà il Tonnarella del giro di andata, anche perché devono cercare di rifarsi sulla nostra classifica.
dico, speriamo domani in qualche passo falso che possa capitare, però dico, noi facciamo questa strada fino alla fine. Grazie, complimenti e riprendiamoci presto dopo le purtroppo vicissitudini di questa settimana. Okay. Grazie a voi, grazie. Soddisfazione nell'entourage pattese per la prova fornita in campo, ma amarezza per il risultato nelle parole di Salvatore Giarrizzo. Sì, intanto devo fare i complimenti alla Virtus e ai miei ragazzi perché hanno dato vita ad un incontro molto bello, sicuramente non di seconda categoria. Per quanto riguarda il risultato, io sono molto sportivo, però ritengo che sia ingiusto, il pareggio credo che ci stava anche stretto. Però il calcio è questo, le squadre di rango magari creano un'occasione e segnano come ha fatto la Virtus, quindi complimenti alla squadra avversaria. Sicuramente la nuova rinascita in questo campionato aveva sempre segnato in casa, questa volta non ha segnato e soprattutto quando è entrato Siracusano c'è stato un po' più di brio in attacco. Come mai in panchina? Era infortunato oppure è stata una scelta tecnica? No, è stata una scelta tecnica ma non dovuta alle qualità del giocatore assolutamente, ma perché ha saltato qualche allenamento e quindi mi è sembrato giusto dare spazio a gente che ha fatto sacrifici e fatto allenamento più di lui. Ormai siamo in addirittura d'arrivo in questo campionato, io dico che sarà difficile che ci siano i playoff, però la nuova rinascita in queste altre 5 partite lotterà per fare più punti possibili, giusto? Sì, sicuramente sì, noi lotteremo fino al 90° dell'ultima partita, poi se la matematica comunque ci condanna, bene, ricominciamo di nuovo da capo, ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo, lo dico in via anche quasi ufficiale, ad un eventuale ripescaggio in prima categoria, perché comunque Patti merita delle piazze sicuramente diverse rispetto alla seconda, col tutto rispetto per la seconda categoria che da tanti anni che comunque faccio. Oggi avete incontrato la Virtus, fra 2 settimane arriva il Protonarella, secondo te chi vincerà questo campionato? Guarda, io quando ho visto la Virtus all'andata è stata una squadra che mi ha impressionato dal punto di vista atletico, del gioco, dei giocatori, quindi io ritengo che sia una squadra molto più completa. Però sai, c'è lo scontro diretto a Tonnarella, oggi loro hanno fatto 4 punti importanti, io penso che si riducerà tutto a quell'incontro e comunque la Virtus penso che la spunterà. Grazie, complimenti a te e ai tuoi ragazzi e alla prossima. Grazie a voi. Abbiamo ascoltato le impressioni nel dopo partita e naturalmente 3 punti pesantissimi per la Virtus Milazzo contro una nuova rinascita, zeppa di giovani, sicuramente meritava qualcosina in più. Questo è un campionato che ormai è nelle mani di 2 sole squadre, lo possiamo dire, perché dopo questi risultati di questa settimana e soprattutto dopo l'esploit del Protonarella che torna alla vittoria in esterno dopo 5 turni, naturalmente c'è il rischio che non ci siano nemmeno i playoff. Infatti la terza in graduatoria è Lucriese che ha la 6ª vittoria interna consecutiva ma ha ben 10 punti dal Protonarella, quindi in questo momento il Protonarella festeggerebbe assieme alla Virtus Milazzo. Naturalmente è stato una giornata con tantissimi gol e soprattutto con, dicevamo, nella bassa classifica il Racuia che naturalmente si sta staccando. È stata una partita che probabilmente non meritava di perdere nell'economia dei 90 minuti, però è pur normale che bisognerebbe soprattutto le partite in casa vincerle. Naturalmente il cambio della guida tecnica non ha dato i giusti frutti, 3 partite, 3 sconfitte, mentre la formazione del Fondaghelli nelle ultime 3 partite ne ha vinte 2 e soprattutto una curiosità del Fondaghelli alla 2ª vittoria consecutiva in gol in casa ha fatto 15 gol, 5 li ha fatti solo sabato e 4 li aveva fatti precedentemente nello scontro diretto con la CDR Racuia, quindi 9 gol in 2 partite, in totale 15 in casa. Naturalmente la formazione del Fondaghelli ha avuto un'inversione di tendenza diversa rispetto alla CDR Racuia. Mancano 5 turni alla fine di questo campionato, sicuramente il calendario è amico della formazione della CDR Racuia, però è pur normale che naturalmente non bisogna fare più nessun passo falso, altrimenti, come dicevamo nel punto, la situazione diventa sempre più drammatica. E come dicevamo, importantissimo nell'alta quota, Virtus e Protonarella che arriveranno fino alla fine, naturalmente, alla ricerca di vincere questo campionato. E vi ricordo che il 22 marzo c'è il big match a Tonnarella, la gara di ritorno fra le 2 formazioni, quindi naturalmente sarà un evento da seguire. Tra le altre curiosità di giornata possiamo dire che la Luntina è la 4ª vittoria consecutiva
consecutiva, seconda esterna e fuori non ha mai pareggiato. E un'altra curiosità importante è data dall'Umbertina, che ha la seconda sconfitta interna consecutiva e soprattutto le uniche due defaianze in casa le ha avute proprio contro le prime due di questo torneo, ovvero Virtus ed Pro Tonnarella. Settimana prossima si ritorna in campo con Aluntina Ucriese, Duilia 81 Raccuia, Mirto Nova Rinascita, Novara Virtus Milazzo, Novazzurra Umbertina e Pro Tonnarella Fondachelli, quindi gara proibitiva per il Fondachelli. Dicevamo della bagarre soprattutto qui in zona capocannoniere, infatti con il gol di domenica Cucinotta è il nuovo capocannoniere con 18 reti e segue Di Pani con 17. E c'è da menzionare anche Antonio Torre che ha raggiunto al 13° gol stagionale e soprattutto lui ha segnato su 17 gare disputate, ha segnato in 11 turni, quindi giustamente una buona media. Mentre per quanto riguarda gli altri, Di Pani è andato a segno 9 volte su 17 gare, Cucinotta 11 su 17 e Cagigi 8 volte su 17. Quindi è una bella lotta fra questi calciatori di spessore che naturalmente tutti e quattro meriterebbero platee migliori. Naturalmente è tutto. Mi sono forse dilungato un po' troppo in questa settimana, ma avevamo due settimane di stop, quindi c'era di bisogno di recuperare del tempo. Finisce anche questa puntata 19 di Nebrodi in campo con tantissimi servizi. La prossima settimana, come abbiamo detto, potremmo già incoronare qualche squadra campione e quindi vi aspetto la settimana prossima. In questo momento stanno andando in sovraimpressione i nostri contatti e soprattutto i titoli di coda. È proprio tutto, grazie per la cortese attenzione, ci vediamo la settimana prossima con la puntata 20 di Nebrodi in campo. Grazie e arrivederci.